Quando nel giugno del 1844 Charles Dickens venne in Italia, aveva solamente 32 anni, ma già da 7 era entrato nel novero degli scrittori dell'epoca vittoriana, il periodo di maggiore attività che registri finora la storia della letteratura inglese. Avevo viaggiato per diversi giorni, riposando pochissimo durante la notte e mai durante la giornata. Allorquando, mentre proseguivo il cammino per una strada solitaria, tutte le cose che avevo vedute in successione rapida ed interrotta mi riapparvero sotto la forma di visioni confuse, nelle quali un gran numero di cose diversissime mi vagavano nella mente in modo disordinato.